Vi avviso che questo è un post lamentoso, però dovete lasciarmi sfogare per questa burocrazia in cui sto annegando quest'oggi. Allora, come saprete, io in questi ultimi mesi ho ottenuto delle docenze legate a un bando, dei bandi pubblici per fare appunto formazione al personale della scuola pubblica. Non fatti adesso non voglio dire la scuola di cui parlo oggi, perché sono stato in più scuole tra Lombardia e Puglia, quindi non voglio stigmatizzare una segreteria o un dirigente specifico, ma semplicemente far vedere in che situazione mi trovo, perché penso che sia la situazione in cui si trovano tanti altri soggetti come me. Allora, in pratica adesso mi trovo a dover emettere la mitica fattura elettronica e quindi a farmi liquidare il compenso per queste circa 20 ore di docenza e le relative spese di trasferta. Ecco, allora, adesso vi faccio vedere brevemente, tengo lontano perché non voglio. Vedete qua, vabbè, sono pile di documenti, in realtà non è che sembrano pochi, ma in realtà sono circa una ventina di documenti. E questo è per un unico bando, sostanzialmente. Questo perché? Perché, pur essendo un unico bando, la scuola ha deciso di dividere i vari fondi delle mie ore di docenza su singoli progetti, quindi praticamente. Per una ventina di ore di docenza, in realtà sono quattro progetti a cui sono state attribuite queste ore di docenza. E per questi quattro progetti ci sono circa 5 moduli da compilare, quindi sono già 4 per 5, 20, come potete vedere. Allora c'è la dichiarazione di responsabilità inerente allo status fiscale, come si chiama questo? La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari, la dichiarazione di fine attività e infine la dichiarazione, diciamo la distinta delle spese di trasferta, che sono sostanzialmente i biglietti dei treni, le navette per l'aeroporto e i pasti, un pasto al giorno. Il rimborso delle spese è per circa 150 euro, quindi se voi pensate che io per farmi rimborsare 150 euro totali devo compilare quattro moduli con una distinta molto, molto noiosa, alla fine a volte viene la voglia di dire vabbè, queste spese non me le faccio rimborsare, lascio perdere, perché solo la compilazione di quei moduli mi porta via un'ora di lavoro circa. Ma al di là di quello, appunto, quello che volevo far notare era la ridondanza di tutta questa modulistica. Anche perché tutta questa modulistica, ciascuno di questi moduli mi chiede nell'intestazione nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, cioè tutti i dati che vengono forniti comunque un'unica volta quando io ho partecipato al bando, cioè sono stati forniti all'epoca della partecipazione al bando. Ovviamente io ho già fornito anche i miei dati fiscali, si sa, è noto che sono un avvocato iscritto ad un albo e quindi anche tutta la parte relativa al regime fiscale è ridondante, perché ovviamente essendo io un avvocato non è che ho tante possibilità di scelta. Devo emettere fattura, c'è un obbligo legale, la fattura elettronica per forza, perché ho a che fare con la pubblica amministrazione, quindi l'aliquota di cassa previdenziale è quella stabilita per legge, quindi non c'è così tanto bisogno che io di volta in volta specifichi questi dati, e soprattutto sono dati che sono pubblici, essendo io iscritto a un albo, sono comunque dati resi pubblici attraverso un albo nazionale che appunto rende possibile la verifica di queste informazioni da parte di chiunque, quindi non solo delle pubbliche amministrazioni. Niente, sto annegando in questa burocrazia, cioè per farmi pagare queste 20 ore di docenza e farmi rimborsare 150 euro, ho speso circa 3 ore del mio tempo per compilare e forse direi più propriamente ricompilare più volte dei documenti. Attenzione, perché manca ovviamente l'annotazione migliore, che gli amanti del digitale, diciamo, apprezzeranno sicuramente. Come avete visto, sono tutti moduli cartacei. Allora, da un lato non c'è granché da fare perché i biglietti dei treni e gli scontrini dei ristoranti sono comunque documenti cartacei, quindi visto che devono essere archiviati in originale, più o meno non c'è granché da fare, perché appunto devo comunque spedire una busta. Però appunto tutti gli altri moduli avrebbero potuto essere dei form online o comunque inviati in digitale. Invece cosa succede? Perché dulcis in fundo, visto che questa documentazione è sostanziosa e per me è importante, perché se viene persa, soprattutto gli originali dei biglietti, poi non ho più modo di farmi rimborsare quei soldi. Attenzione, perché fra tutti questi moduli se ne aggiunge uno, ovvero la raccomandata. Il tagliandino della raccomandata, perché ovviamente sapendo come funzionano le poste italiane non mi fido, preferisco
fare una raccomandata, il che comporta non solo la compilazione di un altro modulo, ma anche una fila alle poste per spedirla e anche la spesa di circa 6-7 euro, perché essendo un plico abbastanza pesante, la raccomandata costa quella cifra lì. Molto, tutto ciò molto molto deprimente, visto che erano questi dei corsi, e qui è la beffa, erano dei corsi sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Cioè questi, io ho fatto dei corsi in queste scuole per spiegare ai docenti e ad amministrativi come si digitalizzano i processi della pubblica amministrazione rispetto delle norme del CAD. Io mi trovo ad esempio adesso in questa situazione, cioè eccoli qua. E vabbè, aiutatemi. Va bene, basta, chiuso il post lamentatorio, lamentoso, però spero che serva come riflessione. Magari scriverò anche un post, un articolo su questo argomento. Un saluto a tutti, grazie, e mi metto a imbustare il tutto.